Una clamorosa indiscrezione, quella riportata da Il Mattino? Barbara D'Urso, conduttrice del Festival di Sanremo. A volerla sarebbe Claudio Baglioni. Barbara D'Urso a Sanremo 2019. Insieme a Claudio Baglioni, la notizia, se confermata, sarebbe clamorosa. La regina di I Pomeriggio 5, non ha mai nascosto il suo desiderio di calcare il palco dell'Ariston, e il prossimo anno potrebbe succedere davvero. A lanciare l'indiscrezione oggi nella sezione pillole di GOSSIP, secondo il settimanale, sembrerebbe che l'idea sia proprio del direttore artistico del Festival di Sanremo. Si dice che Claudio Baglioni abbia intenzione di contattarla per assegnarle un ruolo. Notizia che al momento non è stata né confermata né smentita. Quello che è certo è che fino alla messa in onda circoleranno tantissimi nomi. Barbara D'Urso insultata e accusata dai fan. Barbara D'Urso, come risaputo, è alquanto attiva sui social network, tramite i quali ama condividere attimi della propria vita con i propri seguaci. La ormai 61enne ha di recente caricato, ad esempio, un video sul suo profilo Instagram che la vede su una spiaggia al calar del sole. La conduttrice di Pomeriggio 5 si è ripresa mentre correva senza pensieri sulla riva, mostrando dei fiori ai propri fan e invitandoli a unirsi a lei. Il semplice e apparentemente innocuo filmato ha, tuttavia, suscitato diverse polemiche tra i followers. Instagram, le offese, diversi commenti negativi sono stati scatenati proprio dai fiori che la D'Urso mostra innocentemente all'inizio del filmato. Gigli di mare, fiori comuni nelle località balneari che tuttavia è vietato cogliere. È questo che ha suscitato le ire di alcuni fan, che hanno subito segnalato la faccenda nei commenti inviperiti. Un incidente non previsto dalla conduttrice, abituata a condividere momenti di sincera vita privata, o presunta tale, su Instagram. Barbara D'Urso e Alberto MZZTTI. Alla fine è successo. Barbara D'Urso e Alberto MZZTTI sono andati a cena. Dopo che la conduttrice nell'ultima puntata l'ha stuzzicato, dicendogli che se si fosse tagliato i capelli sarebbe andato a cena con lui, è successo l'incredibile. Alberto non ha battuto ciglio, e dopo che Barbara gli ha sforbiciato una ciocca è avvenuto l'atteso appuntamento.